dinosauro ci doveva essere. Poi lui all'inizio è andato in giro dicendo che era un'enciclopedia sui dinosauri, questa, ai suoi amici. Poi quando gliel'ho dato, gli ho fatto vedere le parole, mi sono un po' arrabbiato. E infatti alla fine gli ho messo l'immagine di un dinosauro, no? Allora c'è un senso anche abbastanza profondo mio, perché un po' che mi emoziona ogni volta, perché alla fine il vero finale di questo libro non è la fine, l'ultima parola, bensì l'ultima frase che c'è sotto il dinosauro, che c'è scritto appunto, non esiste, cioè in fondo non esistono libri di dinosauri senza immagini di dinosauri. Ma perché? Perché a me sinceramente, adesso non offendetevi perché mi state tutti un po' simpatici, non lo so, non vi conosco, però ci ho provato a dirlo. E a me me ne frega di Joe, no? Cioè, mi sembra chiaro questo, la cosa più importante per me è Giovanni, e quindi questo, in fondo, se a Joe ne frega più sui dinosauri, è un libro sui dinosauri, cioè, diciamocelo, no? E quindi mi piace un po' vederlo così. Guardate ragazzi, in realtà, non so, un po' stile Tarantino, e se, no, adesso, io... ogni volta faccio dei paragoni, ma non sto paragonando me a Tarantino, va bene? Ok? E che fa il morto, ok, all'inizio, e poi ti dice: adesso scopriamo come è morto, va bene? Ma un po' così, come dire, ah, ragazzi, io vi parlo dei dinosauri, c'è tutto questo in mezzo, però alla fine è un libro sui dinosauri, no? Cioè, perché Tarantino è bellissimo, perché alla fine poi ti fa capire che lui veramente arriva a parlare della vita. Però no, guarda, lui ti spiega solamente come è morto quel tizio là. Ed è bello perché ti dà veramente semplicità, no? Alla fine, proprio alla fine. E quindi questo è un libro sui dinosauri. Ci tengo a dirlo. È proprio un libro sui dinosauri. Poi in mezzo ci sono altre cose, ma chi se ne frega. E poi però il focus del titolo, così, è la parola rincorre. Perché, guarda, mio fratello ci doveva essere. Guarda, poi adesso non so chi è il protagonista, perché io mi sento che comunque la storia mia, i pensieri di mio fratello non ci sono, perché non metterò mai capito delle cose che lui non mi ha detto, che io ipotizzo nella sua testa. E quindi è la mia storia dal mio punto di vista. E allora, come facciamo a fare questo? Mio fratello, dinosauri ci deve essere, rincorre. Perché se tu dici mio fratello gioca con i dinosauri, vuol dire che lo guardi da 2,26 metri di spazio e dici: sta giocando con i dinosauri. E vedi sto tizio che muove questi dinosauri per 5 ore al giorno e lo prendi magari in giro, no? Ma se dici mio fratello rincorre i dinosauri, non sei più a 2 metri, sei lì seduto vicino a lui, abbracciato, che vedi le cose che sta facendo, che non vedi più un dinosauro muoversi, ma vedi una prateria. E quindi quel dinamismo di quel verbo lì, mi ci hai impiegato anni per arrivarci a dire rincorre e non gioca. E quindi dopo tutto il movimento che c'è dentro il libro, no? E entrare in un mondo, il Mesozoico, in cui un bocchetto di mio amico è stato utilizzato come tappeto per la legna della cantina, ok, ha fatto bene, cioè, capito? Però un mondo un po' alla rovescia, un mondo in cui chi vince, in ogni cosa, in realtà perde quando si scontra col mondo di mio fratello. Cioè tutte le nostre vittorie per lui sono sconfitte e ne ha altre. Quindi un po' questo, un po' il senso del titolo.